Ciao a tutti ragazzi, un saluto da parte di Bianco Nero Man e buona domenica a tutti quanti. Allora ragazzi, faccio questo video perché volevo innanzitutto fare un grandissimo in bocca al lupo a Leonardo Spinazzola, che come tutti sapete si è infortunato gravemente l'altra sera, rottura del tendine d'Achille. Per lui si parla qua di 5-6 mesi di stop, ma secondo me, ora che fa l'operazione, ora che riprende l'attività, allenamenti e riabilitazione, secondo me, se tutto va bene, lo rivedremo forse a marzo-aprile del prossimo anno, Spinazzola, secondo me, se tutto va bene. Quindi, perché comunque è un infortunio grave, vedremo un po' quello che sarà. Quindi auguri a Leo che si possa riprendere, ma io volevo anche concentrare questo video sulle vergognose atteggiamenti dei tifosi belgi e su alcune dichiarazioni fuori luogo della squadra del Belgio. Tifosi belgi che, come tutti sapete, durante la partita hanno prima fischiato Spinazzola mentre era per terra e poi, durante il suo trasporto in barella fuori dal campo, gli hanno addirittura lanciato delle bottigliette di plastica. Questo penso che sia una cosa assolutamente vergognosa, vergognosa. Per non parlare poi dei giocatori del Belgio, adesso qualcuno ha lasciato delle dichiarazioni, non mi ricordo chi, dove dice che l'Italia è stata irritante, continua a perdere di tempo, di qua, di là, di su, di giù. Allora, come tutti sappiamo, il Belgio in questo momento è primo nel ranking FIFA, ma purtroppo bisogna anche saper perdere nella vita. E essere primi nel ranking FIFA non vuol dire necessariamente essere più forti. Anche perché poi vorrei capire su cosa si basa questo ranking FIFA. Perché se tu mi dici che il Belgio è primo nel ranking FIFA quando non ha vinto niente a livello internazionale, e l'Italia che ha 4 mondiali e un europeo in questo momento mi sembra che è decimo, undicesimo, non so che cos'è. Vorrei capire su cosa si basa questo ranking FIFA. Allora, se si basa sugli ultimi risultati, l'Italia di Mancini che non perde da 34 partite, mi sembra, dovrebbe essere straprima a sto punto. Ma detto questo, adesso io vorrei veramente che qualcuno mi spiegasse davvero su cosa si basa questo ranking FIFA, su questa classifica. Perché, ripeto, se si basa sugli ultimi risultati, l'Italia di Mancini con 33 risultati utili consecutivi dovrebbe essere straprima, no? Quindi, al di là di questo, ripeto, atteggiamenti vergognosi da parte dei tifosi belgi, però, come dico, il dio del calcio comunque esiste. E il Belgio si è preso in quel posto e anche loro a casa, via, a casa, da primi del mondiale, via, a casa. Quindi, detto questo, ragazzi, rinnovo veramente i miei più cari auguri a Leonardo Spinazzola, sperando che si possa riprendere presto, sperando di poterlo vedere al più presto sui campi da calcio. Detto questo, ragazzi, ci tenevo a fare questo video perché comunque, sono sincero, le lacrime di Spinazzola dell'altra sera mi hanno fatto male. Mi hanno fatto male perché il ragazzo non se lo meritava, stava disputando un grandissimo europeo, secondo me il miglior europeo, il miglior giocatore, ma di tutto l'europeo, fino a questo momento. Non a caso mi sembra che ha vinto per 2 volte di fila il titolo di Man of the Match, quindi, ripeto, non ci voleva, non ci voleva, non ci voleva perché il ragazzo stava giocando veramente bene. Speriamo si possa veramente riprendere più presto. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate anche su questo, sul caso Spinazzola e anche su quello che ho detto su questi atteggiamenti vergognosi da parte dei tifosi del Belgio che veramente, guarda, mi hanno lasciato veramente allibito, perché bisogna essere primi nella vita, oltre che nello sport, bisogna essere anche comunque sportivi anche nella vita reale, cosa che purtroppo qui del Belgio non lo sono stato. Detto questo, ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona domenica e da Bianco Nero Man, fino alla fine, forza Juventus, sempre. Ciao!